Sapevamo che la battaglia l'avremmo persa, che la guerra l'avremmo persa, ma la battaglia ha richiamato l'attenzione su un fenomeno che oggi sta diventando ancora più devastante. Borgo ha cominciato a svilupparsi nel V secolo d.C., quando Costantino ha elevato a religione di Stato la religione cattolica. Iniziarono a sorgere le cosiddette scuole, luoghi di accoglienza per pellegrini che arrivavano da tutta Europa. Borgo è stato sempre luogo di accoglienza. Passando ai nostri tempi, Borgo era un quartiere soprattutto di artigiani, fabbri, falegnami, bronzisti. Avevamo a Borgo l'unica fabbrica di campane di Roma. Venivano da tutta Roma per avvalersi dell'opera di questi artigiani. Venivano da altri posti di Roma per i ristoranti storici. Adesso non viene più nessuno. Abbiamo solo pellegrini. Ormai abbiamo la nomea di mensa a cielo aperto per i pellegrini, mangifici di basso livello. Questo processo di mutazione ha avuto un'accelerazione maggiore a partire dal Giubileo del 2000. Man mano gli artigiani sono stati rimpiazzati da esercizi di attività alimentari. Abbiamo fatto una verifica. Gli esercizi alimentari su tutto il centro storico, in particolare a Borgo, abbiamo un esercizio di tipo alimentare ogni 8 abitanti. Si perde l'identità sociale e culturale di una parte di Roma. Il problema riguarda in generale il centro storico. Il centro storico di Roma è patrimonio dell'umanità, è sito UNESCO. Il patrimonio dell'umanità non sono le semplici pietre, ma un tessuto sociale e culturale che si sta devastando. Il comitato è nato per iniziativa di residenti. Con quale finalità? Quella indicata dalla sua denominazione: preservare, salvaguardare questo bene nell'interesse di tutti. Borgo non ha bisogno di essere valorizzato, ha bisogno di non essere distrutto.